Aggiornamento meteo per sabato 29 aprile 2023. Innanzitutto, vorrei invitarti ad iscriverti per supportare la crescita del canale. Quadro riassuntivo su simulazione satellitare. Molla la presa l'alta africana presente sulla penisola iberica, consentendo l'ingresso di aria umida nel Mediterraneo. Si creeranno forti contrasti termici, alla base della nascita di una pericolosa depressione. Segue ora il dettaglio modellistico previsionale e successiva tendenza. Evoluzione sul comparto euro-mediterraneo. L'anticiclone africano, presente sulla penisola iberica, tende a schiacciarsi verso sud nella sua traslazione verso Levante, spinto dal getto perturbato zonale in azione sui settori centro-settentrionali europei. Questo scenario barico favorisce l'ingresso di aria umida ed instabile in area mediterranea, che contrastando con l'aria subtropicale ivi presente, getterà le basi per la nascita di una pericolosa depressione in direzione della penisola italiana. Previsioni meteo in area italiana per sabato 29 aprile 2023. Nord. Nubi in progressivo aumento fino a cieli coperti sui settori occidentali. Dal pomeriggio ingresso di piovigine tra Piemonte e Liguria e qualche piovasco in area alpina. Incremento delle precipitazioni dalla tarda serata. Centro. Rapido aumento delle nubi ad iniziare da ovest, accompagnato da piovigine sui settori tirrenici, in fase di progressiva intensificazione nella seconda parte della giornata. Generalmente asciutto sul versante adriatico. Sud e isole. Poche nubi al mattino con tendenza ad un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dalla Sardegna e dall'area tirrenica. Dal pomeriggio piovigine sparse in area peninsulare. Clima molto mite sulle isole per il fugace transito di termiche africane in quota. Temperature massime stazionarie o al più in localizzato calo nelle zone interessate dalla copertura nuvolosa e dalle piovigini. Minime in aumento su tutte le zone grazie alla presenza di aria molto mite di derivazione subtropicale. Ventilazione fino a moderata in rotazione da scirocco nel corso della giornata ed in rinforzo serale. Mari generalmente calmi, con moto ondoso in aumento ad iniziare dai bacini di ponente. Concludiamo con la tendenza su scala nazionale per i successivi due giorni. Netto peggioramento domenica con piogge diffuse al nord-ovest, sulle isole e su tutti i settori tirrenici. Attenzione, la fenomenologia potrebbe risultare abbondante con allerta meteo di medio livello, legato al rischio di copiose precipitazioni concentrate in breve tempo. Fenomeni più sparsi in area adriatica. Ulteriore peggioramento lunedì con allerta per severo maltempo esteso all'intera penisola, accompagnato da piogge e forti temporali. Locali grandinate. Grazie a tutti della vostra attenzione. Non dimenticarti di iscriverti al canale e di attivare la campanellina per ricevere le previsioni aggiornate.